Buongiorno, è per me un piacere e un onore portare il saluto del Ministero per i beni, le attività culturali e per il turismo italiano. Saluto e ringrazio il British Council per aver organizzato anche in questo 2020 particolarmente difficile la stagione della cultura tra Italia e Regno Unito. Un'iniziativa molto importante che si ripete da tanto tempo e che ci dà l'occasione di confrontarci, di approfondire quali saranno i cambiamenti che il mondo della cultura non solo sta affrontando, ma continuerà ad affrontare nell'epoca post-Covid. E a farlo sono due paesi che hanno una grande tradizione culturale alle spalle, paesi ricchi di bellezza, ricchi di creatività e di talento, la cui cooperazione non solo in ambito culturale è molto importante e resta fondamentale, soprattutto alla luce della pandemia che stiamo vivendo e che ha messo in ginocchio un settore così importante come quello della cultura in tutte le sue meravigliose espressioni. Per tutti la chiusura dei luoghi della cultura è stato un colpo al cuore, ma anche nel momento più difficile, nel momento più buio, la cultura ha saputo dimostrare quanto la creatività, l'innovazione, l'ingegno possano attivare attraverso nuovi canali, attraverso nuovi strumenti come il digitale, come l'innovazione tecnologica, la possibilità di far sì che la cultura sia un motore di speranza, l'asset strategico intorno al quale ricostruire anche le politiche sociali ed economiche non solo dei nostri singoli paesi, ma dell'Europa intera. Ecco perché assume molta importanza il G20 che l'Italia andrà a presiedere nel 2021, portando all'attenzione della discussione con tutti i paesi membri del tema della tutela del patrimonio culturale, perché certamente nell'epoca post-Covid non possiamo prescindere dalla tutela e dalla salvaguardia dei nostri beni culturali, non solo dal traffico illecito delle opere d'arte e da tutti quei meccanismi di illegalità che purtroppo vengono praticati, ma tutelare il nostro patrimonio significa anche difenderlo da quelli che sono i danni purtroppo ambientali dovuti ovviamente ad uno sviluppo economico che non ha molto prestato attenzione a quella che è la tutela dell'ecosistema mondiale. All'interno del G20 però lanceremo anche un altro tema molto importante, ovvero quello del digitale e dell'innovazione, quanto le nuove tecnologie stanno modificando e se vogliamo anche potenziando quelle che sono le grandi capacità espressive del mondo della cultura. Il digitale è certamente uno strumento potentissimo, ma le nuove tecnologie possono aiutarci a migliorare quella che è la produzione culturale, il mondo dei servizi che nascono intorno alla cultura e quindi a produrre non solo nuove forme di impresa, ma soprattutto nuove professionalità in grado di matchare quelle che sono le competenze umanistiche con le competenze tecniche e tecnologiche. E il digitale ci aiuta anche a raggiungere quello che dal mio punto di vista è il pubblico principale, ovvero i giovani. La nostra sfida nel mondo post-Covid, la sfida del mondo della cultura è quello di parlare con un linguaggio semplice, con empatia e con coinvolgimento alle giovani generazioni, per educare le giovani generazioni alla bellezza, quindi a difendere l'identità culturale, la memoria, le tradizioni e a guardare con occhio propositivo alla diversità culturale come un grande asset per rilanciare in meglio un futuro che sia davvero all'altezza dei nostri giovani.